Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questa nuova puntata dedicato ai video consigli per gli acquisti di edizioni import con audio italiano, edizioni presenti nel mercato estero ma che appunto comprendono anche il nostro idioma. Edizioni che spesso sono magari fuori catalogo o che magari addirittura non sono mai usciti in commercio nel nostro territorio. Quindi io direi subito di iniziare con i titoli di questa puntata, ricordandovi però che se volete potete recuperare tutte le puntate precedenti nella playlist del canale, quindi basta cliccare sulla playlist Dr. Loomis consiglia. E poi all'interno di ogni video trovate tutti i link di questi prodotti, quindi è sufficiente cliccarci sopra e verrete subito indirizzati sulla pagina Amazon. Bene, iniziamo quindi con il primo titolo, edizione UK per il film La frusta e il corpo, edizione appena uscita in commercio grazie alla 88 Films, un'edizione deluxe nel formato Blu-ray, edizione ricca di contenuti speciali, ne abbiamo parlato anche di recente nelle varie dirette insieme all'amico Eugenio Ercolani che ha creato lui contenuti speciali, edizione che comprende anche la traccia italiana per questa pellicola girata da Mario Bava. Attualmente l'ho trovata anche ad un buon prezzo, oscilla fra i 28 e i 30 euro. Poi rimanendo sempre nel mercato UK, un titolo meno recente, già uscito in commercio da diverso tempo, ovvero il film Il braccio violento della legge, qui in un combo con il primo e il secondo film. Contiene quindi due dischi Blu-ray, però vi avviso che l'audio italiano è presente unicamente sul primo film. L'edizione comprende anche diversi contenuti speciali che dovrebbero essere gli stessi extra già presenti nell'edizione a doppio disco uscito nel formato DVD. Poi andiamo invece in Polonia per l'edizione polacca del film The Jackal, pellicola d'azione, questo thriller action con protagonista Richard Gere e Bruce Willis, edizione Blu-ray della Universal che contiene anche diversi contenuti speciali. Poi andiamo invece in Spagna per qualche edizione spagnola, il primo titolo è Arsenico e Vecchi Merletti, titolo originale Arsenic and Old Lace, una pellicola girata nel lontano 1944 e diretto dall'intramontabile Frank Capra. Protagonista del film Cary Grant in questa edizione spagnola che contiene varie tracce tra cui l'inglese, spagnolo, francese, tedesco e anche la traccia italiana. Tra i contenuti speciali abbiamo soltanto il trailer. Sempre in Spagna abbiamo il film Soluzioni Estreme, Extreme Measures, pellicola girata nel 1996 con protagonista l'attore Hugh Grant. Pellicola che oltre alla traccia italiana comprende anche lo spagnolo, l'inglese, il tedesco, francese e anche il portoghese. Non abbiamo nessun extra presente in questa edizione Blu-ray. Poi sempre in Spagna abbiamo Un uomo sotto tiro, Man on Fire, pellicola girata nel 1987. Stiamo parlando di un film thriller con un ottimo cast. Abbiamo Scott Glenn, Joe Pesci, Dan Aiello e anche in una piccola parte l'attrice italiana Laura Morante. Edizione spagnola questa che comprende oltre la traccia spagnola e inglese anche quindi l'italiano, il francese e il tedesco. Anche questa edizione Blu-ray, che ricordo essere comunque un'edizione bootleg, non abbiamo contenuti speciali. Poi passiamo invece di nuovo nel mercato UK per un documentario che vorrei consigliarvi, già in mio possesso, Days of Your Lives dei Queen. Questo è un documentario definitivo dedicato al gruppo britannico, una durata molto importante, dura quasi 4 ore, edizione della Universal che comprende anche i sottotitoli in italiano, quindi un'edizione che vi consiglio, spesso oscilla fra i 16 e i 20 euro, quindi lascio il link nella descrizione di questo video. Poi edizione nordica per il film The Manchurian Candidate con protagonista Denzel Washington e Meryl Streep, edizione questa con audio italiano, include anche diversi contenuti speciali, in data di registrazione di questo video potete trovarlo ad un buon prezzo intorno ai 16 euro. Poi tornando nuovamente nel mercato UK abbiamo il classico La donna esplosiva, pellicola girata da John Hughes negli anni 80 con protagonista l'attrice Kelly LeBrock,
edizione anche questa uscita con audio italiano, una pellicola comunque era già uscita nel nostro mercato, però lo si trova con maggiori difficoltà. Il prezzo è anche abbastanza buono, attualmente lo troviamo anche intorno ai 12 euro. Poi, sempre per il mercato UK, ripropongo Poltergeist, è uscito sia nella versione singola, quindi potete acquistare sia i primi tre film singolarmente, ma esiste anche il box UK con sovracopertina, quindi con la slip, che contiene l'audio italiano per tutti e tre i film. Non ci sono però contenuti speciali di rilievo per quanto riguarda il secondo e il terzo film. Prossimo titolo, andiamo in Germania per il film Porgi l'altra guancia, pellicola interpretata dal duo Terence Hill e Bud Spencer, era il 1974, edizione questa tedesca con traccia italiana. Poi per la Eureka abbiamo il film Edipo Re, diretto da Pierpaolo Pasolini nel 1967, edizione quindi UK, che comprende sia il disco Blu-ray e anche quello in formato DVD con audio italiano. Poi, prossimo titolo, Twin Peaks Complete Box Set, The Entire Mystery, edizione che io avevo già acquistato tantissimi anni fa, un gran bel cofanetto che comprende le prime due stagioni, quelle che a me sinceramente sono piaciute di più, edizione che comprende la bellezza di 10 dischi, ricco di contenuti speciali e anche la presenza della traccia italiana. Attualmente lo si trova ad un prezzo che oscilla fra i 45 e i 50 euro. Per il mercato UK vi segnalo anche il film Thelma e Louise, pellicola cult girata nei primissimi anni 90 da Ridley Scott, con protagonista Susan Sarandon e Gina Davis, nonché anche con la partecipazione di Brad Pitt. Edizione che comprende anche la traccia italiana e costa attualmente intorno ai 15 euro. Sempre di Ridley Scott segnalo Legend, con protagonista Tom Cruise, edizione 20th Century Fox, che include anche la Director's Cut, prezzo niente male intorno ai 12 euro, con audio italiano. Infine, l'ultimo titolo che vi vorrei consigliare, titolo italiano girato negli anni 70, Uomini si nasce, poliziotti si muore, diretto dal compianto Ruggero Deodato, che ormai ci ha lasciato da poco, edizione uscita nel formato Mediabook, era già uscito in passato anche nel formato Amarai, ma adesso è uscito anche con una doppia variante, la troviamo ad un buon prezzo, al di sotto dei 30 euro. E contiene quindi la traccia italiana. Bene, la puntata di inizio aprile termina qui, ci rivedremo comunque per una seconda puntata verso metà mese. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, io vi ricordo nuovamente che tutti i prodotti di cui vi ho parlato sono tutti presenti nella descrizione di questo video. Grazie ancora e alla prossima!